Aldus, Beff e Feder consumatori più approfondiscono la procedura per il ricorso agli arbitri che dovrebbero dirimere le controversie dei risparmiatori espropriati, ossia i fiduciari di Consob e Banca Italia, giudicati corresponsabili delle frodi seriali le cui priorità nei rimborsi verrebbero date ai risparmiatori più anziani, a quelli colpiti dalle perdite più consistenti, più si convincono di fare appello a pensarci bene prima di aderire ad arbitrati che vengono definiti illegali, che come al solito serviranno a ben retribuire le solite cricche di tecnocrati analogamente alla ristretta cerchia di commissari gravitanti attorno ai distratti vigilanti ad essi funzionali. Ci vanno giù pesanti in un comunicato Elio Lannutti di Adus Beffe Rosario Tefiletti di Feder Consumatori sugli arbitrati che dovrebbero portare ai rimborsi ai risparmiatori traditi. Il perimetro ristretto di coloro che avrebbero diritto ai risarcimenti, secondo le due associazioni, su oltre 130.000 famiglie espropriate dal decreto del governo, scritto sotto diretta dettatura di Banca Italia, Troica, BCE, il signor Nicastro, già braccio destro di profumo ad Unicredit, nominato plenipotenziario delle quattro banche della Banca di Italia ha ristretto la platea a meno del 10% dei truffati. Al contrario di ADOSBEF e Feder Consumatori che ritengono truffati anche gli azionisti delle quattro banche costretti a diventare tali con i consueti metodi estorsivi, pena la mancata concessione di mutui, prestiti e accesso ai servizi bancari. La dura nota delle due associazioni prosegue così. Precludere inoltre agli ex obbligazionisti delle vecchie banche che si affideranno all'odo arbitrale il ricorso ai giudici e ai giudizi dei tribunali ricorda la stangata subita da centinaia di migliaia di risparmiatori ai quali le banche avevano appioppato bond argentini alla fine degli anni '90. Adusbef e Federconsumatori chiedono ancora una volta al Governo di evitare inutili, costosi e ambigui arbitrati funzionali solo alle solite strapagate cricche di potere che gravitano attorno ai contigui vigilanti con una urgente correzione del decreto del 22 novembre scorso, per risarcire la generalità degli espropriati, senza distinzione tra azionisti ed obbligazionisti, con l'eccezione degli investitori istituzionali e degli speculatori. Intanto martedì alle 14.30 a Roma è previsto l'incontro tra l'Associazione di Consumatori e il presidente delle Good Bank, Roberto Nicastro.